Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andremo a provare le Pringles Flame Extra Hot Cheese Chili Flavor. Non so se sono ancora in commercio quando sto uscendo questo video sto registrando a novembre. Uscirà presumibilmente a marzo, se non sbaglio. Scadenza, prima che andiamo a girare per vedere nei dettagli, sono scadute a gennaio. Come vi dicevo, però, le sto provando ancora 2023. Adesso cambio in quadratura e andiamo a vedere il tubo nei dettagli. Non mette a fuoco spa. Ok, ho messo a fuoco, pensavo di no. Ma non mette a fuoco. Ok, ora sì, perfetto. Allontano altro poco l'inquadratura. Questo di per sé è il tubo di Pringles. Non mette bene a fuoco ancora. Ok, ora ci siamo. E niente, Pringles Flame Extra Hot Cheese Chili Flavor. Allora, il tubo è da 160 grammi, qui abbiamo il codice, la scansione del codice QR, se può interessare. Continua a togliermi la qualità HD, non comprendo che cavolo gli prende. Gli non prende niente a fuoco allora. Niente, qui non c'è altro, qua ci sono praticamente i valori nutrizionali, e ingredienti, così via. Anzi, devo andare a leggere gli ingredienti per capire, devo leggere gli ingredienti per capire quanti peperoncini ha questo Pringles. Sto cercando la versione italiana, chiaramente. Se riesco a trovarla, il problema è che trovarla non è facile, forse da questa parte. Eccola qua. Allora, snack salata al gusto piccante al formaggio, ingredienti. Allora, vediamo quanti peperoncini ha. Farina, condimento piccante, il formaggio, no, sale, estrusa di cellule saltanti, aromi, formaggi in polvere, latte, zucchero, spezie, polvere, pepe bianco, e vabbè, così via. Non riesco a leggere neanche un peperoncino. Ah, estratto di paprika, quindi c'è, posso mettere, cioè, mettiamo nella copertina chiaramente un peperoncino, tipo. Ci sono magari altri peperoncini? No. È impossibile che sia piccante di livello 3, come faccio vedere qua, se ha solamente la paprika. Mi sembra improbabile. Cioè, avrà qualche altro peperoncino, immagino. Eccolo qua, non lo vedevo. Peperoncino in polvere. Forse un peperoncino c'è il pepe bianco. Quindi peperoncino bianco, presumibilmente. Metterò sicuramente quindi tre peperoncini, chiaramente peperoncino in polvere che non si sa quale sia, la paprika e sto pepe bianco. Non ci sono altri peperoncini, è stato di paprika e basta. Ok, qua chiaramente poi c'è la scadenza e nient'altro. Questo di qua praticamente è il tubo. Rimetto di nuovo a fuoco prima di cambiare inquadratura e niente. Perfetto. Eccoci qui, adesso vado ad aprirle. Queste prima che le vado ad aprire, le trovate praticamente nei supermercati normalmente, queste Pringles. Le trovate al PaghiPoco, l'ho vista PaghiPoco, al Conad, al Deco e forse anche al Carrefour. Forse perché non sono sicuro se le hanno queste. Come sempre, prova fattiva. Si sente l'odore di formaggio, ma anche con quel fatto che è piccante. Da notare che abbassandomi divento praticamente di colorazione scura. Boh, di colore praticamente, vabbè. Ok, come sempre, anche se sono abituato a questa di qua, leccherò, poi darò un piccolo morso, poi ne mangerò praticamente 8. Pizzica sì un po' la lingua, diciamo. Sensazione, sono piccanti abbastanza. Come dire, mi pizzica la lingua un pochettino. E la parte della, non proprio della gola, forse un po' la gola ora, ma la parte tipo alta della bocca un pochettino e parte leggermente della gola. Ma non è niente di eccezionale comunque. Sono buone, sì.
Non so se ho perso il conto, dovrebbe esserci l'ultima quattro da mangiare. Ok, se amate il piccante, ma non sopra il piccante abbastanza alto, ve lo sconsiglio, perché si sente abbastanza, soprattutto nella lingua, o nella bocca un po' molto di meno rispetto all'inizio, ma la lingua un poco in fiamme me la sento leggermente. Ok, ho deciso. Pringles, quindi, votazione per queste Pringles Flame Extra Hot Cheese e Chili Flavor. Voto finale per il gusto, gli do un 10 su 10. E anche Pringles Flame Extra Hot Cheese e Chili Flavor, per la piccantezza, gli do anch'esso un 10 su 10. E una giornata dai magari il 9, però diciamo che mangiandone 8, la lingua, ora già mi sento molto male, non c'è bisogno anche di acqua. La lingua va abbastanza in fiamme, ma ripeto, è tutto sopportabile, ripeto. Se ne mangiate 20, 30 insieme, la bocca viva in fiamme completamente, però ripeto, mangiandone un paio, ripeto, la cosa è molto sopportabile, ripeto. Quindi voto finale, 10 su 10 sia per il gusto e anche un 10 su 10 per la piccantezza. Va bene, se questo video vi è piaciuto mi lascia un mi piace e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!